E il discorso Enotria a me ha fatto molto ridere. Jamba Studio se l'è giocata secondo me molto bene. Però io continuo a pregare Enotria di cambiare la data di uscita. E non mi dite ha fatto prima Enotria, quindi deve stare lì. O non mi dite ha fatto prima quello, non devono cambiare perché uno dovrebbe cambiare. Ragazzi, un gioco, un'espansione o comunque un IP grossa come Elden Ring o come un titolo From Software è un macina sassi. Non ci sono purtroppo altri modi di definirlo. È uno schiacciasassi. È uno schiacciasassi per le vendite, per il mercato. È inevitabile che nel mese, nella settimana prima, ma soprattutto nel mese dopo, che esce una cosa importante come un'espansione grossa come questa, delle sì, chiamatelo come volete, un gioco a parte che aggiunge di un titolo così importante come Elden Ring, abbia un impatto, e abbia un impatto importante su giochi che non sono direttamente concorrenti, figuratevi su giochi che, passatemi il termine, appartengono bene o male allo stesso genere, o che comunque hanno molti punti in comune e molti collegamenti con quel gioco lì. E inoltre è uno di questi. E avere Enotria il 21 giugno, lo stesso giorno del DLC di Elden Ring, è per me, per la mia piccola conoscenza del mercato, è molto 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 duro per il titolo. Che poi questo non cambi in maniera esorbitante il titolo, che magari non è il titolo che cambierà la storia dell'anno, del Souls-like, va bene. Però è anche mi dispiace tanto perché ho conosciuto i ragazzi di Jamba Studio, ho fatto dei colloqui per lavorare in Jamba Studio, so come lavorano, so la passione che ci mettono, so che il prodotto è un prodotto comunque importante per l'Italia, e a me dispiace davvero tanto, mi dispiacerebbe davvero tanto che per questa coincidenza venisse schiacciato. Per il bizzarro caso del destino, Enotria, ragazzi, lo stesso giorno, è dura. Però ecco, qua avevano alcune opzioni da fare. Oltre che appunto a cambiare, secondo me, la data, hanno fatto però una cosa che non fa nessuno o che fanno davvero in pochi: sfruttare l'effetto taffo. Ti succede qualcosa di drammatico? Ti succede qualcosa di potenzialmente controproducente per non colpa tua? È un evento che potrebbe avere del potenziale? Memaci sopra. La miglior pubblicità che ti puoi fare è memando te stesso o memando questi eventi. Marketing di taffo è veramente la rappresentazione totale di tutto ciò. Ed è quello che hanno fatto i ragazzi di Jamba Studio. Che cosa hanno fatto? L'autoironia, hanno detto. Il destino ci ha fatto, a parte una frase secondo me molto bella, taggando Elden Ring. E quindi qua che cosa si fa? Non possiamo magari cambiare la data, e allora cavalchiamo quest'onda. Attacchiamoci un po' come i pesce pilota, non so se avete presente, sotto lo squalo, no? Che si mette a fianco dello squalo, che è più grosso, e lui sta lì e comunque fa quella strada. E quindi che cosa deve fare, secondo me, Enotria? Mettersi lì, sotto la pinna, e sfruttare la grandezza di Elden Ring. Quindi fare un post su X, il destino ci ha fatto ritrovare insieme Elden Ring, non siamo più mindless, postare in continuazione contenuti che possono fare riferimenti o che possano ricordare che ragazzi, quel giorno oltre Elden Ring ci siamo anche noi, quindi sarà una cosa estremamente importante e vogliamo anche noi celebrare Elden Ring, ma esistiamo anche noi per specchio riflesso, e memarci sopra. E questo è un meme bellissimo, questo qui è un meme che è fantastico. Enotria, The Last Song, Elden Ring DLC con The Undertaker che ti sta dietro. Se lo fa direttamente l'azienda di Enotria, secondo me guadagni ancora di più questo effetto. Mi fa davvero ridere un botto. Questo qua è bellissimo. E adesso magari molti sanno che esiste Enotria. Quindi, bravi ragazzi. Bravo il social media manager di Jamba Games, che non sono io, ma è un altro che hanno assunto all'epoca scegliendolo a me. Quindi avete fatto, secondo me, l'azione giusta. Complimenti. E speriamo che l'approccio continui a essere questo e che gli possa portare qualche cosa di positivo, no? Quindi anche qua, vediamo che cosa dicono. Potrebbe facilmente fiaccare il morale degli sviluppatori, no, questa coincidenza, considerando che l'uscita originale di Elden Ring, in molti, anche publisher di notevole livello, decisero di spostare le uscite per giochi per non incappare nel periodo di coincidente a quello del colossale RPG Souls-like. È quello che dicevo prima, ma allora vedete che non sono io quello che me le... sono quei giochi. È come dire, ragazzi,
faccio un esempio, GTA 6 esce il 15 maggio, faccio un esempio, il 20 maggio, il 2 giugno, ok? E tu hai tutte le persone che sono tutti i giochi, anche AAA, che gravitano intorno a quella data lì. Cazzo se le fanno due domande. Cavolo se le fanno due domande. E io vorrei sapere quanto di spionaggio ci dovrebbe essere a livello aziendale. Mica Horizon è stato spazzato via. Infatti, sì, ma me lo ricordo. Io vorrei sapere quanto spionaggio industriale ci sarà e c'è in questo momento per Rockstar, per capire quando uscirà quel titolo lì e per capire come si può fare per non essere in quel momento lì, in quel posto lì, o prima o tanto dopo. Stando ovviamente nei limiti aziendali di quelli che poi sono chiaramente gli obblighi e le considerazioni dei propri sviluppatori e della propria azienda. Però guardate che sono veramente quando Ubisoft viene fuori e ti dice questo è un quadrupla A e poi non è un quadrupla A ma lo dice solo per fare hype e ti esce uno Skull and Bones che non raggiunge neanche il milione di giocatori in totale da quando è uscito. Mi viene da dire che in verità i veri quadrupla sono Elden Ring, sono quindi titoli di From Software di queste prime parti, sono GTA, sono magari titoli Kojima in alcune situazioni. Cioè, a quel punto mi viene da ridere e mi viene da spostare quella definizione qua. Questa è piccola polemica mia. Due Souls-like nello stesso giorno, questo per l'appunto ci parla di questo aspetto. Stesso giorno previsto, sì sì no, niente, continuano a dire questo. Cosa dicono i commenti? Questi se non spostano la data si prendono una legnata che metà basta. Magari spostano anche loro di qualche mese, avrebbero potuto intercettare la fama di Souls post DLC. Ok, allora qua si torna un pochettino al discorso di prima. Cioè, o fai il pesce pilota, o fai un pre-lancio, quindi ma pre-lancio vuol dire aprile, fine aprile, inizio maggio, o fai un lancio estivo. Perché non vedo altre soluzioni io in questo momento per Enotria. Almeno io non le vedo. Poi magari ragazzi ci sono e io sono blind con le fette di prosciutto attorno agli occhi. Però io in questo momento non le vedo. Peccato perché l'idea è interessante, l'uso delle maschere. Poi c'è anche il fatto che siano italiani, il fatto che comunque ci abbia lavorato anche Sabaku. Il fatto che insomma, ci sia un po' di community, un po' di noi all'interno anche dell'idea di questo. La rappresentazione del sud mediterraneo con tantissime ispirazioni italiane alle maschere italiane. Cioè ci teniamo, forse siamo quelli che a livello mondiale ci tengono un po' di più, quindi spiacerebbe se non andasse bene questa cosa qua.